Buonasera, buonasera, ciao ragazzi, buonasera a tutti, eh, vediamo un pochettino, sì sì, va bene, no, è soltanto un, così, un, una buonanotte, un salutino, e, una piccola perla che avevo dalla parola di Dio sempre qui con me, eccola qui, è un pensiero, un pensiero, un pensiero eh, breve, ma spero, spero eh, di benedizione per voi, intanto aspettiamo che qualcuno... Si aggiunga buonanotte, buonanotte, ciao 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 bene, bene, vediamo, vediamo che persone arrivano. Eh, bene bene, bene, che ore sono a proposito. Boh, non ho con me veloce, vediamo un pochettino che orso. Ah, sono le 11 di sera. Le 11 di eh, martedì martedì eh, un po' freddino, oggi è fatto un pochettino. Mi sembra che. Eh, comunque, insomma, credo che stiamo finendo i giorni invernali. Eh, saluto gli amici di, di Isernia, siamo stati nel Molise. Domenica scorsa <coughs> il, clima, il clima era, non dico rigido, sempre bellissimo, però so, proprio si vede che insomma il calendario sta facendo un po', i, i, un po le bizze. Ho, ho l'impressione di avere il calendario, se, mi sembra che il mio calendario sia quello comprato dai cinesi, come a dire un pochettino, non rispecchia la realtà. No, nel senso che è maggio invece sembra, sembra novembre. Va bene, va bene, intanto eccovi qua, eccovi qua. Buonasera, ma quanti siete? Ciao Maria, ciao Paolo, ciao... Luis Collins Simmers, ciao ciao carissimo, e poi, poi vabbè, leggo quelli che scrivono qualcosa, vi, vi, vi saluto, buonanotte anzi buonasera, e, un pensiero, un pensiero, ma stavo pensando così, semplicemente mi andava di sentirvi, mi andava di, di augurarvi la buonanotte in qualche modo, Paolo ci dà la pace, Il Signore, pace vostro, ciao Paolo, un abbraccione forte, e vi ricordo intanto che... E la, 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 eh, va bene sì no, poi domani diamo un po di no stavo pensando a alcuni spostamenti di date del, del ministero itinerante Lucia buonasera anche a me ciao amore mio la mia cara moglie Lucia che non è molto distante da qua credo sia nell'altra stanza <ride> probabilmente un abbraccione forte e alcuni cambiamenti di date per motivi logistici e cose però domani mattina li comunico poi dopo Durante la diretta radio eh, la mattina alle 9.15, Attenzione ogni mattina su Radio Zoe, la radio, con una passione per l'Altissimo per Gesù. Vi faccio vedere anche l'applicazione, um, così, così potete scaricarla dal vostro storico. Eccola qua. Questa è l'applicazione. Eh, di Radio Zoe. Ok, questa è ok, ok, se eh, stanno andando delle. Sta andando in onda la, la replica di una delle trasmissioni di In alto come E Va bene, Franco Bertici dal Buonasera, Pastor Luca, ciao Franco. Anche Maria Torromacco, ciao Maria, buonanotte. Ma siete parecchi, insomma, per essere un orario un po' particolare eh, siete parecchi. Allora, ehm, no, avevo un pensiero, così come al solito, ehm, come al solito sempre il... Ehm, è, è un argomento questo, che un po'... Un pochettino, un po' ostico se vogliamo, no? È un argomento sempre che, un pochettino, se malinterpretato è un pochettino fastidioso. La Bibbia è stata data per essere una benedizione, non per creare problemi alle persone. Per cui, certi argomenti è buono affrontarli io stasera. E vi voglio benedire, voglio regalarvi questa mini perla, e, tanto vedo che siete parema, ma a quest'ora tutta questa gente fa molto piacere vedervi, Dio vi benedica, e, alleluia, alleluia. E, attenzione, poi um, un, um, voglio ricordare ancora um, il uh, riunione speciale a Napoli, e quindi seguite, seguite anche... Il nostro itinerario e altre parti in Italia, quindi, quindi seguiteci e ci fa molto piacere sapervi eh, incontrarvi quando dovessimo capitare dalle vostre parti. A me piace stare con la gente, mi piacciono le persone, quindi vi piace anche te. Alleluia, quindi fa molto piacere incontrarti qualora fosse possibile, Raffaele. Sia benedetto ogni cosa che fai, grazie, grazie, Raffaele, grazie. Eh, anche a te, anche a te cento volte quello che mi hai augurato nel Signore possa venire su di te in modo abbondante e copioso alleluia c'è una scrittura interessante eh, così voglio regalarvi questo versetto stasera poi vi faccio andare a dormire mi, mi vorrete un po' più bene la gente mi vorrà un po' più bene dopo quello che sto per dire allora da, dall'epistola agli ebrei quindi un'epistola non hai visto la strana, l'hai vista dagli ebrei, eh? non, non si sa chi l'abbia scritta, non si sa, l'autore o autrice è sconosciuta. Io ho più sospetto che sia stata un'autrice, ma poi ti dico perché eh, non sono l'unico a pensarlo, alcuni studiosi anche hanno prima di me già eh, pensato a questo, pensavo alla sorella Aquila, alla sorella Priscilla, a quella al marito e eh, 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 il, il, il punto è questo. È che, che il, il punto è questo: che una donna eh, se avesse scritto se avesse scritto il se avesse scritto qualcosa, nessuno l'avrebbe letta. quindi e credo sia stato saggio, non so se è stata lei a scrivere le Episodi ebrei, però eh, se fosse stata una donna avrebbe fatto bene il Signore a non mettere la firma di una donna, se no questi maschietti non avrebbero mai preso niente da una donna, ancora oggi c'è questo maschilismo incredibile, quindi per qualche motivo eh, eh, capisco anche il segreto sull'autore o l'autrice delle Episodi ebrei. Non sembra essere Paolo, anche se alcuni pensano... Ma... Lo stile non è proprio Paolino, alcun, quel poco di stile paolino che troviamo nelle Epistole agli ebrei sembra essere più lo stile di un discepolo o di una discepola di Paolo. Attenzione, si, ma si capisce una, una neanche tanto attenta esegesi, un'esegesi normale, tranquilla un po' ti fa intravedere che certamente chiunque sia stato a scrivere questa epistola ha ascoltato le predicazioni di Paolo, è stato ai suoi meeting, sicuramente, però non è stato Paolo e eh, non credo sia stato questo Paolo. Quindi comunque chiunque sia stato a scrivere questa epistola, eh, alleluia, gloria, ha fatto bene, ha fatto bene il Signore a tramandarla, è una scrittura da farvi notare. Intanto eh, eh, dice questo e avere fame della parola, dice Paolo, è vero, è vero a quest'ora essere numerosi. È straordinario, vuol dire che siete meravigliosi. Siete meravigliosi. E dice così la scrittura: ve la leggo subito, la riconoscerete subito. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che egli gradisce. Secco, ta! Corregge chi ama e flagella ogni figlio che egli gradisce. Un argomento abbiamo, abbiamo trattato diverse volte, però ho scoperto che non è mai abbastanza rimarcare certe verità. Il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che credisce. Qual è l'idea? L'idea è, è che Dio mandi qualche malattia ogni tanto o qualche disgrazia per flagellarti, perché chiaramente quando si pensa al flagello si pensa a una malattia o a una disgrazia. E quindi se hai una malattia o se hai una disgrazia, e quindi è possibile che sia stato Dio a mandarla perché ti vuole bene. Come a dire, Dio ti ama e quindi ti manda un flagello. Pensa se gli stavi antipatico, che cosa faceva. Che voglio dire? Stiamo parlando di questo. Ora, qual è il punto? Io credo che Dio mandi un sacco di cose nella vita della gente, ma qua stiamo parlando di flagelli intesi come malattia e inteso come disgrazia. Com'è possibile che Dio mandi allora la malattia? La, la Bibbia sembra dire questo. Dio ah, flagella ogni figlio che ama. La parola eh, flagellare viene dal greco mastigo. È, un, è, un, è, è proprio flagellare, dà l'idea proprio no? in questo senso. Però attenzione, qual è il punto? Il punto è che Dio flagella ogni figlio che gradisce, attenzione, e guarda il versetto 7, quindi Dio flagella il figlio che gradisce, quindi Dio flagella il figlio come un padre, attenzione, e guarda il versetto 7, dice se voi sostenete la correzione, sto leggendo Ebrei capitolo 12, il versetto 7 dice, se sostenete la correzione Dio vi tratta come figli, qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ecco che quindi il flagello di Dio... È un flagello, ma non come quello che il diavolo usa verso i suoi schiavi, bensì è il flagello di un padre verso un figlio che gradisce. Quindi è vero che Dio flagella, ma non è vero che flagello qua significa malattia, disgrazia e infermità. Potrei già augurarvi a buonanotte adesso, andrebbe già bene. Ci siete su questo. È vero che è scritto che Dio flagella, attenzione, ma non è vero che il flagello. In questo caso è malattia, infermità o disgrazia. Queste sono cose che succedono, sono cose che succedono, la vita è fatta anche di queste cose, ma non è Dio a mandarle. Dio dice che flagella, e poi dopo lo, lo specifica, lui parla di correzione, il greco è paideo, cioè pa significa pediatria, e deo è insegnamento, è come insegnare un'educazione ai bambini. Non è che Dio punisce, Dio corregge e poi ci spiega come lo fa flagellandoci come un padre flagella il bambino, non come uno, un, un demone flagella il suo schiavo. Ora, in che modo un papà flagella il bimbo che ama? Non prendendo la bastonata, quello non è un flagello di un padre su un bimbo che ama. Un padre che prendesse a bastonata il bambino mandando all'ospedale sarebbe da, da reato da denuncia. Non è un padre che ama il bambino, ci siamo su questo evidentemente. Avete visto le cronache di oggi sono piene di, di, di personaggi assurdi. Cioè, io amo un piccolino non, non, non lo prendo a sbrangare magari <coughs> mi fa alzare la voce ma non lo prendo a sbrangare evidentemente per cui è vero che Dio flagella ma non lo fa con quello che tu e Dio riteniamo essere flagelli e eh, la gente dice eh, però ci fa bene ogni tanto una malattia così diventiamo più umili e io dico che se la malattia umiliasse e gli ospedali sarebbero pieni di risvegliati, ripieni di Spirito Santo perché c'è molta malattia là. Io dico che a volte nella malattia Dio interviene, parla al malato e il malato ascolta la voce di Dio ed esce dal male con più forza. Ma non è stato grazie al male che si è fortificato, ma grazie alla sua risposta alla parola di Dio. Non è mai la malattia che ti fortifica, è la tua risposta in Cristo che ti fortifica. Se ti affidi a Cristo esci forte, se ti lasci andare la malattia ti distrugge. Per cui è vero che Dio flagella? Sì. È vero che Dio flagella i figli che gradisce? Sì. È vero quindi che Dio manda la malattia? No, perché il flagello di Dio è diverso dal flagello di Satana. E come flagella Dio? Beh, la parola di Dio parla del fatto che Dio ha i suoi strumenti. E la gente pensa che Dio abbia bisogno di usare il diavolo. Per parlare ai suoi figlioli, è come se Dio dicesse a Satana: Scusa, mi presti due demoni di tubercolosi perché voglio umiliare un mio figliolo, ma vi sembra il caso? Ma ve lo immaginate Dio che chiede in prestito al diavolo due demoni di tubercolosi per umiliare un suo figliolo? Ma siamo ma ma ma, 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 oh, ma, Bene. ma, dice: 'Eh, beh, eh, 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 però eh, nella malattia Dio mi ha insegnato', no, non è che Dio ti ha insegnato con la malattia, è che nella malattia Dio ti ha parlato, grazie a Dio che l'hai ascoltato, ma Dio ti parla sia quando stai bene sia quando stai male. Non è la malattia che ti ha fatto crescere, è Dio che parlandoti è la tua risposta a, Dio che parla, che, a, a quello che Dio ti ha detto che ti ha fatto crescere. Per cui come Dio flagella invece i suoi figlioli usando i suoi strumenti? Quali sono gli strumenti di Dio? Gli strumenti di Dio sono la sua parola, lo Spirito Santo e i suoi ministri. Eccoli qua quali strumenti di Dio. Questi sono gli strumenti che Dio usa per flagellarti, poi vedremo che vuol dire flagellare. Ci siamo su questo. E, e quando Dio vuole usare i suoi strumenti, Lui ha a che fare con te attraverso o la sua parola, quindi questa qua, o attraverso il suo spirito, che ti parla nel cuore, o soprattutto attraverso i suoi ministri. I ministri, lo Spirito Santo e la parola di Dio sono il meraviglioso team di Dio per anche flagellarci. E in che modo Dio ci flagella? Castigandoci e punendoci? No, ci flagella con la sua parola, ci flagella con il suo spirito, ci flagella con i suoi ministri quando ci parlano attraverso l'opera di Dio. Io sono stato, guardate, in passato molto più toccato da un richiamo detto da Dio piuttosto che da tante punizioni avute da bambino. Quando il Signore vuole riprendere i Suoi figlioli, quando il Signore vuole disciplinare i Suoi figlioli, non ha bisogno di un bastone, non ha bisogno di una malattia, Dio ha bisogno della Sua parola. La parola di Dio è vivente ed efficace, di scuotere l'animo e di farti capire delle cose. Per cui Dio flagella? Sì, ma non lo fa come il diavolo flagella i Suoi schiavi, ma flagella noi come un padre buono. La gella, il figlio che ama, cioè con la parola, con la parola, con la parola, con la parola, la parola Dio ci parla nel cuore, ci dice di fare delle cose, ci spiega le cose, a volte facciamo finta di niente, ma quando Dio vuole imprimere la sua parola dentro di te, lo farà. Amen. Ci siamo su questo. Per cui Alleluia, gloria a Dio, ricevi, ricevi la, la correzione di Dio perché una buona correzione non sta dicendo la Bibbia di ricevere la punizione di Dio, non sta dicendo di ricevere il, il tumore da Dio, non sta dicendo di ricevere la disgrazia da Dio, sta dicendo di ricevere la correzione. E che noi abbiamo in mente, correzione per noi è sinonimo di malattia e punizione, ma nel regno di Dio correzione è sinonimo di... Dio che ti parla e imprime nel tuo cuore delle verità. A volte ci vogliono mesi o anni per arrendersi, ma tutti noi sappiamo quando Dio ci dice qualcosa. Tutti noi ce ne accorgiamo. Amen. Quindi alleluia, state tranquilli, se avete una disgrazia, una malattia nella vostra vita. Cose che succedono, almeno sappiate che non è Dio a volerla permettere, quindi Dio dalla vostra parte, Dio vi aiuterà a uscirne fuori. Alleluia, alleluia, un abbraccione forte da eh, Salvo Toto, Pastor Salvo, un abbraccione da Salvo Giovanna Toto, Centro Cristiano, della Gloriosa Sciacca. Mitico, 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 un abbraccione forte a questa bella Chiesa con la quale siamo. In stretta fellowship e comunione, amen. Lode a te, Gesù scrive Marcella. Ciao Marcella, ciao 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 Maria anche dice amen. Ciao Maria, Angela Turco saluta ciao Angela, un abbraccione forte, benvenuta, welcome. Eh, grazie per questa perla, dice Paolo, mitico Paolo, e, e poi e poi e poi dove sei dove sei, Carmelina, Carmelina Pisano, amen. ciao Carmelina. Ma ah, siete tanti, siete tanti davvero per essere un orario eh, eh, tardi, Raffaele di Francesca, Dio ti benedica grandemente, grazie, grazie, grazie. E poi scrive, la malattia e la morte sono entrate nel mondo per invidia di Satana, certo, certo. Eh, che molta gente dice, l'altra volta, eh, va diverse volte, eh, eh, Giulia Miranda Campusano, Dio ti benedica. Grandemente ciao Giulio, Gemma Stefanelli. Grande ciao Gemma, un abbraccione forte della tua famiglia. No, l'altra volta, eh, tem tempo fa ogni tanto qualcuno mi dice: eh però perché Dio permette il male? E io sempre devo ricordare: non è che Dio. È sbagliata la domanda. Che uno dice perché Dio permette il male e nessuno, ecco, nessuno nessuno sa rispondermi: no? perché Dio permette il male. Ecco, è che, che è sbagliata la domanda. Non è perché Dio permette il male, è perché l'uomo permette il male. Ragazzi. Da che mondo è il mondo il male è stato permesso dall'uomo? È stato l'uomo a, a aver fatto entrare Satana nel mondo. Anzi, Dio aveva detto ad Adamo come impedire al diavolo di entrare. Per cui voglio dire, non è perché Dio permette il male, perché l'uomo permette il male? Dio ha dato all'uomo l'autorità, le chiavi del mondo. Se l'uomo dà al diavolo le chiavi del mondo, lo capite da solo che quel male a permetterlo non è Dio. Per cui tornando al nostro punto e finiamo. E intanto Emanuele Spanò, eh, caro Pastor Tito Benedica, non fratello di Missione Paradiso Catania. Ciao, ciao Emanuele, ciao, che bello che belli che siete. Un abbracciale forte anche al mio amico Apostolo Enzo Incontro e a te. Spero di tornare presto a Missione Paradiso. È stata una serata gloriosa, quella davvero meravigliosa, grandiosa. E quindi torniamo al nostro punto. È vero che Dio corregge, sì. È vero che Dio flagella i suoi figlioli, sì. Ma non è vero che lo fa come molti di voi pensate che lo faccia. Ma allora se. Ho pregato Dio, la malattia non è andata via, allora Dio sta permettendo una malattia. Vedi, a volte la malattia non va via per due miliardi di motivi. E ti dico una cosa, è probabile che tu neanche sappia sempre tutti i motivi, è probabile che, che tu non conosca tutti i motivi per cui una malattia, nonostante tu abbia pregato, non vada via. Perché non sai tutte le cose come non lo so neanche io, ma una cosa la sappiamo, che in presenza di un male, in presenza di una disgrazia, Dio non è il mandante e non è colui. Che, che ha voluto che ci fosse questa disgrazia. Lui è colui che ti fa uscire da questa sfida. Attento ai ruoli, a me e quando Dio vuole correggermi è un affare fra me e mio padre Dio e Dio lo fa, io sono stato corretto ammestrato, eh, ammestrato da, dallo Spirito Santo, ammestrato dalla sua parola, ammestrato dal mio pastore eh, caro uomo di Dio non, non vedo da un po' ma io sono stato ai piedi di un uomo di Dio per tanto tempo eh, 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 e i ministri di Dio ancora oggi sono per me ministri, anziani, sono sempre ministri proprio anziani di te no? qualcuno che ha un impatto su di te sono stati e sono per me di una benedizione straordinaria per cui amati da Dio e eh, voglio essere disciplinato da Dio e dai suoi strumenti ma non dal diavolo e dai suoi strumenti quindi attenzione a non confondere le cose intanto Amen, dice Emanuele Spano bellissima serata dice Paolo fosse riferito a Catania e dice vero pastore missione paradiso hai lasciato il segno grazie che carini che siete e grande Luca quando torna a Grigento dice Giovanni, a Grigento dovrei tornare ehm, credo novembre credo novembre ehm, Sto vedendo anche un attimino con i fratelli e le sorelle nella fede, so che ad Agirgento probabilmente, è ottobre, nove... ottobre sarò comunque in Sicilia ma non nell'Agirgentino, probabilmente sarò nell'area del Trapanese eh, a ottobre, ma a novembre se Dio vuole, se riusciamo a confermarlo dovrei essere nell'Agirgentino, che bello ma mi piace molto anche la gente là di quelle parti meravigliosi. Allora, ehm... Io mi fermo qua, mi fermo qua perché vi faccio andare a dormire. Siete tanti, mamma mia, siete parecchi a quest'ora. Ma, ma non c'è andate a letto? Dico, ma, ma, ma come, che ore sono? Ma, ma io dico, ma sono le 11.20, mi fate fare tardi. Dico, ma, ma non c'è andate a letto? Vabbè, eh, ma mi fa piacere, sto solo scherzando. Mi fa piacere avervi qui con me. Eh, domani mattina in radio, poi vi darò durante la mattina vi do gli aggiornamenti sull'itinerario, anche sulle riunioni a Napoli, eh, sulle riunioni che stiamo organizzando. Tutte queste cose vi darò in radio la mattina. Però eh, ci tenevo stasera a ricordarvi questo. Attenzione, quando leggiamo la parola di Dio con molta serenità, Dio usa i Suoi strumenti, non è non è che Dio abbia bisogno, bisogno di un demone per umiliare le persone, perché, fra l'altro, ti dico un'altra cosa: questa è un'altra perla così che ti regalo. Se Dio usasse la malattia per umiliarti, Letizia, ciao Luca, siamo conosciuti a Torino, quando ritorni, faccelo sapere. Ciao Letizia, sì, eh, Torino, dovrei essere a Torino eh, dopo l'estate, piacendo al Signore, eh, sto pensando di fare un meeting importante a Torino, quindi ci sarò. Poi Luigi Ferrario, ciao Passo Novaccio. Ciao Luigi, un abbraccione forte a te e alla tua famiglia, Dio ti benedica. E poi Paolo, come scrivevo prima, abbiamo fame della parola. È vero che bella la parola di Dio, che bello, straordinario. E non possiamo andare a letto. Ma sei un grande Paolo, sei un grande, tu e la tua famiglia. E, e quindi dicevo, il, eh, che stavo dicendo, e, boh, mi sono scordato quello che stava di. Eh, no, vabbè, niente, soltanto questo è il punto: che, è appunto, ecco, eh, eh, quando, quando, ecco sì, che quando Dio. E vuole parlarci vuole parlarci non ha bisogno di chiedere aiuto a una malattia quando vuole umiliarci perché? perché se Dio ti rendesse umile attraverso una malattia la tua non sarebbe umiltà sarebbe schiavitù avete mai visto quelli che dicono Dio mi manda la malattia per umiliarmi ora, attenzione eh, seguitemi è possibile che una malattia ti aiuti a essere più umile è possibile a volte le situazioni difficili nella vita ti aiutano a riflettere. Ma tu non sei diventato umile per colpa della malattia. Lo eri già prima, ma la malattia ti ha ricordato qualcosa. Perché la malattia non umilia. È la parola di Dio che invece ci dice che tu devi umiliare te stesso. Rifletti, se tu diventassi umile per una malattia, se fosse la malattia a umiliarti, tu non saresti un vero umile, saresti uno che sta soccombendo che è costretto a fare qualcosa perché purtroppo è malato e se vuole guarire è costretto a obbedire. Questa non è umiliarsi in accordo alla parola di Dio, questa è schiavitù. Anche perché la Bibbia non dice che la malattia ti umilia, dice a te umiliati, tu ti devi umiliare, c'è qualcuno questa sera. Per cui l'idea che Dio ti umili, mandando andando avanti, io non so dove l'abbiano presa le persone, ma la Bibbia parla, per esempio l'Apostolo Giacomo dice, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, umiliatevi, e sottomettetevi a Dio, la mette in questo modo, altrove è scritto di umiliarsi sotto la mano di Dio, per cui a umiliarsi dobbiamo essere noi, vuol dire che io posso, eh, devo, devo decidere di umiliare me stesso. Pur non potendolo fare, pur non essendo costretto a farlo, quella è la vera umiliazione. Ma se Dio usasse la malattia per umiliarci, quella non sarebbe vera umiliazione, sarebbe costrizione, sarebbe coercizione. Ci siamo su questo. Per cui, per carità, le malattie ci sono, i problemi ci sono, e questo mondo è quello che è. Però sappiate che, qualunque sia la tua difficoltà in quei momenti, devi sapere una cosa: che pur non sapendo perché sia venuta questa malattia, sappi almeno che Dio è dalla tua parte. God is at your side. Dio è alla, al tuo fianco e dalla tua parte. e pur non sapendo per quale motivo c'è ancora questo forse problema intorno a te, una cosa sai, Dio non è il mandante di quel problema. Questo è importante. Perché se anche solo sospetti che Dio sia il mandante del tuo problema, se anche pensi che Dio in qualche modo abbia voluto, che il tuo problema giungesse su di te, la tua fede non sarà, non sarebbe mai, mai, mai sufficiente. Perché la fede deve essere sgombra, libera da dubbi. Alleluia. Ciao Antonio. Pace, Pastor, un abbraccio, pace a te, Dio ti benedica. E Emanuele, scrivi a sei di grande benedizione anche a te, Manu, Amen. Tanti di voi state, state dando l'ok. Okay. Se scrivete un messaggio, vi leggo, promesso, perché mi vengono tutti i messaggi qua, quindi vi leggo. Ci siamo su questo. Quindi la fede vera deve essere sgombra di ogni dubbio. Alleluia. Io non posso avere fede in Dio per essere liberato da una prova, se penso che quella prova la stia mandando il Signore. Aspetta, che non ci arrivo col cavetto. No? Ok, so, mi, sta, mi si sta scaricando l'iPad. Io, io non, non posso assolutamente avere fede. Non posso, sì, posso far finta. Eh, sì, vabbè, uno dice ho fede in Dio, ma di fatto la vera fede deve avere sgombra la visuale e deve essere sicuro che Dio non sia coinvolto in questo. Se io penso che Dio sia coinvolto nella mia prova, se io penso che ci sia Dio, affronto la prova in modo diverso. Ci siamo su questo. Amen. Silvana dice amen, grazie Silvana, Mimmo Simonetti, ciao Mimmo, un abbraccione, forte a te famiglia. Eh, sono d'accordo con te, Pastor, sei sempre incoraggiamento, grazie, grazie, un abbraccione forte alla tua bella famiglia, vi voglio bene. Eh, Mimmo Simonetti da, da Taranto, eh, Poi Antonio Antonio, ciao Antonio, ciao Silvana. Eh, mamma mia, siete, siete, tanti e siete belli. Quindi niente, era questo. Eh, io non ho la pretesa di. E avere sempre la risposta sul perché certe disgrazie vengono. Ora allora non sto parlando di problemini, di cosette così, sto parlando di tragedie, sto parlando di malattie difficili, sto parlando di, eh, di licenziamenti sul posto di lavoro, sto parlando di disgrazie evidentemente. Ecco, quando queste cose succedono, spesso le persone dicono come mai, Signore, cioè, è lecito, per l'amor di Dio, è lecito chiederselo, però non so voi, ma... Il più delle volte non si ha una chiara risposta sul perché accadano le cose, perché non c'è un chiaro motivo: perché è la vita. Nella vita si vive, si vecchia, si muore, si vince, si perde, si va avanti, si scende, si fanno un sacco di cose. Ma quando poi ci sono situazioni gravissime, la gente a volte si impantana là a chiedere a Dio come mai, ma e basta, basta che tu sappia che. Sebbene non sai perché tu ti trovi nella prova, devi sapere che Dio è con te. Dio non è colui che ti ha mandato la prova. Dio non è colui che ti ha mandato nel deserto. Dio è colui che viene nel deserto a raggiungerci per portarci via da lì. Alleluia, attenti a non far cambiare mestiere a Gesù. Amen. Gesù è colui che viene nella malattia per tirarti fuori da lì, è colui che viene nel deserto per tirarti fuori da lì. Non è colui che ti porta nel deserto, è colui che viene e ti raggiunge nella fossa dove ti trovi, nella valle e dell l'ombra della morte per portarti via da lì. Alleluia. Per cui, vorrà se tu non sappia per quale motivo ti trovi laggiù, ma sai che Dio dalla tua parte e Lui conosce la via. Dio farà una via, c'era un cantico che usavamo tanti anni fa che dice Dio farà una via, l'avete sentito mai? straordinario, alleluia, gloria a Dio, alleluia, allora io voglio eh, leggere, leggere qualche saluto Letizia eh, scrive, mio marito è in carrozzina ha 5 anni da un'ischemia, ho sentito un sacco di cose, ma io e mio marito mai abbiamo pensato, Letizia, come le abbiamo viste a, a Torino, vero? ma abbiamo pensato che Dio ci abbia mandato la malattia, per metterci alla prova, chiediamo una guarigione e sappiamo che verrà, amen, amen, sei grandiosa Letizia, ma vi dico anche un'altra cosa, se anche parte della nostra vita non andasse in granché bene in questo mondo, eh, non lo dico so, so, per, per, per chiunque, sappiate che questa non è la vita finale, c'è un'altra vita. C'è un secondo tempo molto più, molto più glorioso, davvero, dove tante, tante cose ci verranno date, ci verranno restituite alla grande per farci vivere un'eternità straordinaria col Signore. In un modo o nell'altro noi vinceremo. In questa vita o nell'altra, diceva qualcuno in un vecchio film, e non ricordo dove, ma in questa vita o nell'altra avremo la nostra vittoria, no? Avremo. Avremo la nostra vendetta, diceva il film, no, non ricordo, ma comunque c'era ecco, questa frase che mi ha colpito. Ecco, e c'è una vendetta anche nei confronti del male? Nell'eternità avremo tante risposte, gloria a Dio! Che bello! E Dio ci dà un anticipo con la guarigione, con la benedizione in questo mondo. Roberta solito, ciao Roberta, Roberta da Taranto, un abbraccione, scrive amen, buona serata pastore, buona serata a te, non devo venire a Taranto, devo solamente venire a trovare a Taranto, eh, amen, amen da Maria, Emanuele, Anna, siete tanti, siete tanti, io eh, mi fermo qua, eh, spero che questa mini, boh, lezione, no, mini chiacchierata eh, quasi notturna sia stata di benedizione per voi. Domani eh, farò un video con una gran bella novità, quindi rimanete... Connessi eh, con, con me perché lo fa vedere qualcosa di particolare domani in video. e Vi ricordo se vi va di sentire la mia voce da Osignolo. Che ogni, ogni ah, la frase viene dal gladiatore. Dice, diciamo, sì, il gladiatore, sì, era quella la frase. farò la, la mia vendetta in questa vita o nell'altra da, dal gladiatore. Film epico straordinario. Ma c'è una vendetta nei confronti del dialogo. Anche noi, un po' riprendendo la frase. La frase di non so chi era l'attore di Russell Crown. No? Chi era l'attore del gladiatore? Boh, Russell Cross si dice no, non so se era lui o chi altro. Boh, vabbè, dai, vi faccio un appello. Chi era l'attore del gladiatore? Vediamo un pochettino. Antonio Vento, Dio ti benica grandemente. Ciao Antonio, anche a te, anche a te. La mattina, se vi va, dicevo di sentire la mia voce, dal lunedì al venerdì alle 9 e un quarto sono su Radio Zoe. E, alleluia, siete i benvenuti sulla bella Radio Zoe andando a scaricarvi la app, attenzione che per le app dall'iPhone dall Apple, da Apple Store c'è un problema un problema, eh, ah sì, Russell Crowe, grazie Umberto, sì, Russell Crowe gladiatore, eh, c'è un problema a scaricare l'app di Radio Zoe nel circuito italiano, in Italia, non si scarica dallo store, c'è un problema con, con eh, i sviluppatori insomma, stiamo, stiamo facendo delle modifiche con qualche giorno di pazienza, abbiate pazienza eh, però potete ascoltarci dal sito o anche nessun problema invece per Google Play, eh, ogni mattina alle 9 un quarto, la mia voce da usignolo entrerà nelle vostre case come un incubo, probabilmente per darvi delle belle perle della parola di Dio. Poi io le definisco perle, ma un po' eh, come un autore che parla bene del suo libro. Ma poi il giudizio spetta a voi, quindi per me, stasera è stata una perla, è stata una meravigliosa perla. Spero che lo sia stato anche per voi. Dio corregge sì, Dio flagella sì, ma non lo fa come molti di voi pensano. Dio flagella sì. Ma non flagella come il diavolo flagella i suoi schiavi. Ma Dio flagella come un buon padre flagella il figlio che gradisce, cioè con la parola, con amore, con affetto. E ti dirò che quando Dio ha voluto flagellarmi è stato più incisivo e più determinante una sua parola nel mio cuore piuttosto che tante punizioni avute da bambino. Sono stati momenti dove Dio mi, par mi ha parlato nel cuore, dove dei ministri mi hanno parlato del cuore, dove lo Spirito mi ha parlato nel cuore e io sapevo che devo fare delle cose, a volte uno fa finta di niente, però Dio ti parla, ti parla, ti parla e quello ti flagella e a volte anche quando Dio ti dice guarda, hai sbagliato oppure questa, cosa va, oppure questa cosa va fatta, Dio sa flagellare i suoi, il flagello di Dio quindi non è il flagello del diavolo, quindi attenzione a non mischiare le cose, dice ma Dio flagella quindi manda il male, no, Dio flagella ma il suo flagello non si chiama malattia, non si chiama infermità, non si chiama disgrazia. Ma qualora ti trovasse là dentro, qualora ti trovasse nell'infermità e nella disgrazia, grazie a cielo lui verrebbe anche là a parlarci. Dio ci parla comunque, ci parla quando stiamo male e ci parla quando stiamo bene. Amen? Per cui gloria a Dio per la sua parola, gloria a Dio per il suo insegnamento e perché no anche per la sua correzione. Hallelujah. Dio vi benedica, un abbraccione, vi lascio, vi, eh, ci sentiamo domani nei prossimi giorni, guardate l'itinerario, eh, eh, sarò a... Sarò a nelle marche, poi saremo a Terra Cina. Poi, attenzione alle riunioni a Napoli, vi informiamo e tutte le cose. Quindi, quindi siete, siete i benvenuti. Anche lo Zoe Camping. Sullo Zoe Camping abbiamo avuto un problema quest'anno, eh, lo stiamo risolvendo. Stiamo risolvendo la location. Abbiamo avuto un po' un problema con la location, nel senso che eh, vogliamo cambiare, non lo facciamo più. Dove avevamo fatto l'anno scorso, è stato bello, ma volevamo cambiare location. Poi quella nuova ha avuto un po' di difficoltà per la data che a noi serviva. Quindi oggi o domani dovrebbero darci conferma, speriamo che siamo anche un po' ridato. Però, appena abbiamo notizie, insomma, sullo Zoo Camping, vi diamo informazioni. Umberto scrive l'immagine che eh, voglio leggere, voglio leggervi. L'immagine che Dio ha del mondo del, che Dio ha del mondo, è siamo noi a dove presentare il vero Dio, ah no, no, vuoi dire l'immagine che il mondo ha di Dio, eh, è vero, è vero, è vero, è vero è sbagliatissimo, è verissimo. Eh, Paolo scrive: Pastor Dio, un padre buono, amen, amen. Giovanni scrive Amen. Eh, il mondo ha di Dio, certo, cioè, sì sì, ho capito, ho capito. Amen, dice Maria, e, e lui ha già sacrificato il suo unico figlio, scrive Paolo. Sì, è vero, è vero, dobbiamo presentargli ma oh Dio, ma fra l'altro poi non è che il nostro Gesù sia un Dio buonista in questo in questo senso. È anche un Dio guerriero, il nostro, guerriero nei confronti del diavolo, nei confronti del male, nei confronti del, delle tenebre, per cui gloria a Dio per questo. Però, allo stesso tempo, è un Dio che sa gestire i suoi figlioli. È vero che a volte noi padri, forse i nostri papà, questa generazione non più, forse la generazione di qualche tempo fa usava un po' mazzate panelle si diceva fanno i figli belli. boh che poi non so quanto sia vero abbiamo preso un sacco di, di mazzate a volte così belli non so quanto siamo venuti però un tempo si usava così il castigo la severità cioè, oggi siamo un po più morbidi magari per carità però in realtà Dio non ha bisogno di questo è vero che e finisco con questo alcuni mi hanno detto vedi Luca come noi papà abbiamo bisogno di castigare i nostri figli anche Dio ha bisogno di castigarci se no non capiamo allora sì, può sembrare carina questa frase, no? Però ci dimentichiamo che io e te forse abbiamo bisogno di usare le maniere un po' più severe perché abbiamo gli strumenti che abbiamo. E allora forse non puoi viziare una situazione, non puoi, devi essere un po' severo in altre situazioni. Ma Dio è Dio. Cioè, non paragoniamoci troppo a Dio, per l'amor del cielo. No, perché se no, attenzione, che lui è il padre e noi siamo solo i figli. Sì, siamo... Siamo della sua natura, tutto quello che vuoi, ma Dio è Dio: Dio non ha bisogno di picchiare o distruggere qualcuno perché Lui non ha mancanza di risorse. Lui è capace, con le risorse che ha, di parlare e imprimere nello spirito di una persona anche la sua riprensione. Noi, no, noi siamo limitati e quindi a volte dobbiamo ricorrere, ahimè, a un po' di severità, non ti do questo, ti questa, azioni umane assolutamente naturali. Va bene, quindi grazie a Dio che Dio è Dio, ma siate sempre buoni anche voi, soprattutto con i bambini, attenzione, non si toccano i bambini, e soprattutto in questo mondo che mh, la cronaca ci fa vedere sempre cose brutte verso bambini neonati, mamma mia, non ci posso pensare, e quindi gloria a Dio, bambini so, so, so piezze gore, si, si dice a Napoli, quindi eh, pensa un po', abbiamo attenzione noi dei bambini, immagina il buon Dio. Bene, agli occhi di Dio, anche se hai 90 anni o 100 anni, sei sempre il suo bambino la sua bambina, quindi... Dio anche quando dovesse sgridarti, anche quando dovesse disciplinarti, lo farebbe come un buon padre disciplina il figlio o la figlia che ama, cioè te. Il Signore ti benedica, un abbraccione, ti voglio bene, e se questa chiacchierata ti ha benedetto, beh, dai gloria a Dio, perché a volte anche solo una parola da parte di Dio, anche a tarda notte, può cambiare la tua vita, per sempre. Buonanotte, ti voglio bene.